Un cordiale saluto a tutti voi che ci state dedicando la vostra attenzione e seguite i nostri appuntamenti settimanali. Ringrazio i parlamentari che hanno aderito all'invito del presidente della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli esperti contabili Luigi Pagliuca e parteciperanno oggi con noi al 50° Forum CNPR. Oggi parleremo di seggi deserti, è arrivato il caldo oppure il referendum abrogativo è un istituto che va riformato? Il nostro compito, come di consueto, è quello di raccogliere le opinioni e le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. E allora vado a dare loro il benvenuto. Grazie all'onorevole Luigi Cascello di Forza Italia, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Buonasera. Grazie al senatore Andrea De Bertoldi, Fratelli d'Italia, segretario della Commissione Finanze del Senato della Repubblica. Buonasera a tutti. E grazie all'onorevole Jacopo Morrone della Lega, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Grazie, buonasera a tutti, grazie ancora dell'invito. Grazie al senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle, capogruppo del Movimento in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Buonasera a tutti e buonasera a lei, grazie per l'invito. E grazie a Antonio Mortelo, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Nola. Buonasera a tutti. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e giornalista. Buongiorno a tutti e cominciamo subito questo nostro 50° evento. Bene, allora partiamo subito con il primo giro di domande. In apertura chiedo la collaborazione di Antonio Mortelo per porre una prima domanda all'onorevole Cascello. Grazie Anna Maria. Io prendo in prestito praticamente il titolo di oggi. Voglio fare una riflessione su quello che ha visto il nostro paese coinvolti settimana scorsa, praticamente sui referendum. È veramente arrivato il caldo oppure il referendum, l'istituto del referendum abrogativo è un istituto che va riformato, onorevole? Ma innanzitutto buonasera, dottore, buonasera ai colleghi e a quanti partecipano a questo forum. Ma il caldo può aver dato il suo contributo all'astensionismo, ma attenzione, credo che sia un altro elemento, sicuramente è stato anche l'election day, un solo giorno difficile che si potesse raggiungere il quorum, ma questi sono elementi di circostanza, accidentali. La verità è che bisogna prendere atto che il sentimento e il rapporto tra gli elettori, i cittadini e la politica oggettivamente registra uno strappo di cui bisogna tener conto e bisogna fare i conti con questo. Questo che significa? Significa che anche se leggete anche oramai in questo mondo social il principale commento è sempre stato quello da parte dei cittadini, da parte di chi interveniva sulla questione, ma questi sono argomenti di cui si deve occupare la politica e di cui si deve occupare il Parlamento. Credo che questo sia giusto, anche se io ho sostenuto e prima firmato e poi votato per questo e poi promosso e quindi votato per il referendum, in particolare con 5 sì, ma il vero problema è domandarsi perché ancora la politica non riesce a mettere mano definitivamente e in maniera profonda ad una riforma del sistema giudiziario. I 5 quesiti devono essere oggetto di un confronto in Parlamento, nel senso le 5 questioni poste dal referendum. Qualcosa è stato fatto, sicuramente un passo avanti con la riforma Cartabia, anche se noi di Forza Italia avremmo voluto molto di più da un punto di vista di a cominciare dalla separazione delle carriere in maniera più profonda, alla custodia cautelare, insomma tutto questo, all'abrogazione della legge Severino o comunque una riforma della legge Severino. Questi sono argomenti
il rapporto tra la politica e la giustizia che va avanti in maniera inquinata ed inquinante della politica stessa e del rapporto tra politica e cittadini sin dagli anni 90, sin dal 92 con la stagione di Tangentopoli che molto ha scoperchiato ma anche molto ha danneggiato, nel senso che questo paese ha sempre l'abitudine a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ecco perché il ruolo e la funzione della magistratura, per quello che mi riguarda, deve essere e non può che essere di applicazione della legge. Non si può affidare alla magistratura un processo riformativo del sistema giudiziario stesso. E, quindi da questo punto di vista credo che sicuramente l'astensionismo, per rispondere in maniera netta alla domanda, sia stato determinato da poca informazione, da una grande disaffezione verso il momento elettorale, quindi ancora di più verso il momento referendario da parte dei cittadini. Poi se ce la vogliamo prendere col caldo, ce la vogliamo prendere con altro, vuol dire che insomma chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Grazie onorevole, ma sull'argomento referendum e sui risultati delle ultime consultazioni vogliamo sentire anche gli altri parlamentari. Iniziamo dal senatore De Bertoldi. Eccoci, buona. Nel agganciarmi al tema che già il collega ha analizzato anche con, mi pare, una logica abbastanza coerente, io aggiungo che sicuramente i temi che, per se si vuole che un referendum venga partecipato, bisogna innanzitutto portare dei temi che siano molto popolari, che la gente senta propri, che non debba approfondire nei codici per capire esattamente di che trattasi. E allora penso che se ad esempio fosse stato giudicato ammissibile dalla Corte Costituzionale il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, cosa che purtroppo non è avvenuto, l'impatto nella popolazione, nelle persone, nei cittadini che ogni giorno affrontano la vita e i problemi anche del giudiziari, sarebbe stato sicuramente diverso e quindi avrebbero attratto al voto del referendum. Quindi, secondo me, una delle cause determinanti nell'insuccesso di partecipazione di questo referendum è stato proprio il non avere un quesito popolare, portante, condiviso appieno dalla nostra cittadinanza. Dopodiché condivido anch'io che indire un referendum quasi a metà di giugno, quando soprattutto in certi territori le persone sono in ferie, io nel mio Trentino gran parte dei cittadini sono usi anche per gli impegni che poi hanno nel campo turistico ad andare al mare e quindi a prendersi le ferie proprio nella prima parte del mese di giugno. Quindi questi sono temi che non vanno considerati irrilevanti. Aggiungiamo certamente, come ha detto il collega, il tema dell'informazione, che ha un certo posto quasi una museruola a chi voleva parlare di referendum. E su questi argomenti io penso che si debba tutti fare una riflessione a questo punto sull'istituto referendario, perché non è la prima volta che sprechiamo denaro, tempo e poi il tutto finisce appunto nel nulla perché non si raggiunge il quorum. Allora una domanda che bisognerebbe forse porsi e magari una risposta che si potrebbe dare è quella di eliminare la necessità del quorum. Nel momento in cui c'è un referendum, quel referendum, qualunque sia il risultato, avrà un effetto. Questo anche porterebbe a sé ad una maggior partecipazione, perché tutte quelle forze politiche, ma anche dell'opinione pubblica, chiamiamo così, delle fonti di informazione, che puntano sull'astensionismo, nel momento in cui sanno che il referendum varrebbe comunque, si impegnerebbero per invece promuovere la loro posizione, quindi un no o un sì. Ecco, sarebbe una risposta che potrebbe aiutare, diciamo, sicuramente una maggior partecipazione, ma certamente anche il venir meno di uno spreco di denaro pubblico, perché purtroppo oggi si è verificato un ulteriore spreco di denaro pubblico. Non possiamo permettercelo. E allora cerchiamo, ribadisco e chiudo, di dare delle date più consone
alle possibilità di votare e non quindi l'estate. Cerchiamo di trovare dei temi più popolari e magari la Corte Costituzionale forse potrebbe evitare di essere troppo, diciamo, ferrea nelle proprie posizioni quando ci sono questi temi, e mi fermo qua per evitare ulteriori polemiche. E ovviamente magari diamo pure la validità del referendum a prescindere dal quorum rispettato. Ecco, sarebbe una strada che potrebbe dare maggiori prospettive a chi crede in certi momenti e su certi temi nella democrazia diretta. Grazie, grazie senatore. Allora, dopo la voce dell'opposizione torniamo alla maggioranza e sentiamo l'opinione della Lega sul ruolo del referendum abrogativo. Onorevole Morrone, a lei la parola. Non mi fa strano questa cosa maggioranza-opposizione, perché in realtà con Fratelli d'Italia siamo in maggioranza in tante realtà, soprattutto amministrative e regionali, quindi non so se sia proprio definirlo così. No, io penso che il referendum, innanzitutto, a quale io ho collaborato, ho cercato di promuovere, non abbia un colore politico o una bandiera partitica, questo sia chiaro. Il referendum è fatto per i cittadini, dalla possibilità ai cittadini di esprimersi, un tema delicato, complesso, ma importantissimo come il tema della giustizia. E quindi io credo che sia stata una grande opportunità per il Paese. A differenza di altri, io non sono, sì, è ovvio, avrei voluto vedere il 50% più uno, vedendo la vittoria dei sì e l'abrogazione di quei 5 quesiti che erano all'ordine del giorno, ma non sono invece scontento o deluso da quello che è risultato, anche perché un italiano su 5 è andato a votare, e se vado ad analizzare i comuni più grandi o comunque i comuni che andavano al voto, quindi c'era un traino anche delle elezioni amministrative, e sono state ritirate, quindi ha votato il 50% più uno, e laddove ha votato il 50% più uno hanno vinto i sì, ovvero hanno vinto i sì a prescindere su tutti i 5 quesiti, però nei comuni che andavano al voto alle amministrative, indicativamente, praticamente quasi con tutti, si è passato il 50% e si è votato sì. Quindi la bontà del referendum c'era. Poi sono d'accordo con i miei precedenti colleghi che sono intervenuti dicendo e parlando del muro di silenzio. Io ricordo che io ho cercato di promuovere la Lega, il Partito Radicale, anche altri partiti o altri singoli esponenti hanno cercato di promuoverlo, però è inutile voler promuovere un referendum negli ultimi 10 giorni in televisione, è molto difficile, molto complesso. Purtroppo abbiamo avuto un muro di silenzio da chi probabilmente non aveva interesse che si promuovesse il referendum, aveva invece un interesse contrario, cioè che le cose rimanessero così come sono. Cosa significa le cose rimanessero così come sono? Noi abbiamo una giustizia che ci è stata descritta in modo preciso e puntuale dai libri documento di Palamara o altri di quello che è un sistema giustizia. Promuovendo questi quesiti, chiedendo agli italiani di intervenire col proprio voto, quindi fattivamente contribuendo con il proprio voto il giorno del referendum, noi abbiamo chiesto di cambiare, abbiamo chiesto di migliorare, abbiamo chiesto di cercare una riforma che possa a 360 gradi cambiare quello che è il sistema giustizia, perché naturalmente quello che è accaduto e quello che abbiamo letto in determinati documenti non vorremmo mai che accadesse più. È ovvio, e lo dico, mi sembra normale, che non è che i 5 quesiti referendari di un referendum abrogativo possono essere la vera riforma della giustizia. Una riforma della giustizia è stata votata ieri in Senato e noi, il nostro commento, penso più o meno che si possa leggere sui giornali anche di oggi, è quello di una riforma molto tiepida, una riforma molto debole, che sicuramente non è quello che serviva in questa situazione, in questa fase, al sistema della giustizia. Noi avremmo avuto una riforma molto più importante e molto più, come dire, sicuramente su determinati quesiti e argomenti molto più dura e coraggiosa. Purtroppo così non è stato, per quello che è il problema di prima, una maggioranza, un'emergenza di governo con varie forze, con varie idee. Io mi auguro che oggi, anzi io sono convinto che oggi con il referendum sia iniziata la battaglia per la riforma della giustizia. Quindi sicuramente attirare l'attenzione, accendere i riflettori su un tema che, attenzione, fino a un paio di anni fa era impossibile parlare non solo nei programmi televisivi e nei telegiornali, ma anche all'interno del Parlamento. Oggi invece è uno dei temi più importanti. Anche tante persone che magari non si sono mai occupate di giustizia, non sono mai state vittime della giustizia, non hanno mai avuto a che fare con un tribunale, con un avvocato, con un pubblico ministero, con un giudice, hanno iniziato a capire e a parlarne. Questo quindi mi fa pensare che il legislatore, naturalmente questo è un governo che ormai
per i tempi parlamentari è quasi al termine, ma penso che il risultato dei 5 quesiti referendari, quindi li annunciavano prima, i 5 sì vinti dalla legge Severino, l'abolizione della legge Severino, alla separazione delle carriere, poi in cuor mio c'è la separazione delle funzioni e in cuor mio c'è la separazione delle carriere, quindi due carriere distinte fra il pubblico ministero e il magistrato. Lo diceva nell'89 Falcone, chissà adesso se la prossima legislatura riuscirà a portare avanti questo sogno, quindi quello che il pubblico ministero e il giudice prendono due strade differenti all'inizio, ci sono due CSM, ci sono due percorsi differenti, ci sia un equilibrio davanti al giudice tra quello che è la difesa e quello che è l'accusa, ecco, ci sarebbe tanto da parlare di riforma della giustizia. Quello che vogliamo trasmettere è che come Lega, come Partito Democratico, secondo me come Parlamento dobbiamo parlare, dobbiamo discuterne e dobbiamo arrivare a una riforma coraggiosa per evitare che succeda che cosa inizialmente? Che il potere delle correnti possa influenzare il sistema della giustizia peggiorandolo, ovvero fino a quando le correnti sono servite per aggregare, per unire alcuni magistrati poteva anche funzionare, ma se il potere delle correnti serve per fare determinate nomine che non hanno come obiettivo quella della meritocrazia del magistrato migliore, la procura, il tribunale migliore, ma la spartizione di potere per me va nel senso sbagliato, quindi bisogna far recuperare quel senso logico e quella retta via che gli italiani meritano col sistema giustizia. Ricordiamo che oggi 2 italiani su 3 sono sfiduciati nella magistratura, sono sfiduciati nella giustizia. È un qualcosa che mi fa molto male, ci fa molto male. Io ho avuto l'onere, ma anche l'onore di fare sottosegretario alla giustizia e credo tuttora nel sistema della magistratura, soprattutto in una democrazia così matura come la nostra. E mi auguro questo, che laddove ci sono delle cose che non vanno, vadano cambiate, ci si aiuti, a prescindere dal colore politico, per cambiare, cambiare il meglio, per dare un servizio migliore ai cittadini italiani. Poi, il referendum prerogativo, ho parlato di Bertoldi prima, è ovvio che in un momento in cui c'è la disaffezione del voto agli italiani, ma capiamo il motivo perché c'è la disaffezione al voto, perché c'è la disaffezione per il referendum, ma c'è la disaffezione per le elezioni amministrative. Ci sono amministrative dove non si è toccato il 50%, dove ci sono comuni dove la gente non è andata a votare, quindi capiamo il motivo perché questa sfiducia, cerchiamo di ridare forza a quello che è la politica e far capire ai cittadini italiani che a prescindere dal loro interesse o meno la politica si occupa di loro, quindi è meglio avere un confronto in più e io ho apprezzato e ringrazio anche gli esponenti dei comitati del no che hanno discusso, che hanno parlato e che sono venuti a votare. Da quei politici o da quelle istituzioni che hanno invitato a non votare, come alcuni quotidiani nazionali, e passatemi il termine, è stato schifoso verificare che l'ultimo giorno ci fossero alcuni quotidiani nazionali che hanno invitato a non voto, quando l'articolo 48,2 ci dice che il voto è un diritto degli italiani. Poi sappiamo della maggioranza necessaria, del quorum per il referendum, possiamo parlare di tutto, ma quando si invita i cittadini a non andare a votare, a non esprimersi, si vede che si ha paura del loro giudizio. Noi facendo politica non dobbiamo mai avere paura del loro giudizio, anche come in un'elezione amministrativa di un sindaco di 1000 abitanti, se lavora bene il sindaco viene riconfermato, se non lavora bene torna a casa. Stessa cosa per le riforme della giustizia e altre riforme. Quando si chiamano i cittadini al referendum sarebbe cosa buona e giusta avere il loro voto e il loro parere, poi dopo il legislatore deve tenerne conto, poi dopo il politico che non è altro che un dipendente dei cittadini deve portare, dal mio punto di vista, la voce, il pensiero dei tanti cittadini italiani. Quindi noi abbiamo un obiettivo, i sì hanno vinto con 5 sì tutti quanti quesiti, di portare le riforme in quella direzione, in tempi consoni, brevi, e ci auguriamo di poterlo fare, se non in questa fine legislatura, subito con la prossima, magari con un governo differente. La ringrazio, onorevole. E ora sugli esiti della consultazione referendaria sentiamo anche il Movimento 5 Stelle. Senatore Presutto. Sì, con piacere faccio l'intervento, vi risaluto. Il tema, al di là dell'argomento, la domanda che avete posto è giusto per una riflessione. Il caldo sicuramente non è stata la causa che ha portato ad un'affluenza bassa dei cittadini italiani al voto. Il tema sulla funzionalità dello strumento invece, le criticità vanno analizzate con molta attenzione, perché prima, come è stato già anticipato dai colleghi, c'è un costo che viene sostenuto, costo legittimo, perché si dà modo ai cittadini di poter esercitare uno strumento di grande democrazia, cioè esprimere una valutazione nel merito meno di abrogare un provvedimento. Ripeto, non entro nel merito del provvedimento specificamente, quindi rispetto a quelle che sono state le argomentazioni elencate prima del mio intervento, però effettivamente ci sono dei problemi.
I problemi sono legati ad esempio al quorum, quindi i problemi possono essere legati alla conoscenza, alla sensibilità del tema. Effettivamente, anche questo è stato detto nei precedenti interventi, non tutti hanno avuto, per fortuna, contatti con la giustizia, è sempre un problema a prescindere, e quindi non tutti avevano quella giusta sensibilità per comprendere cosa implicava i singoli quesiti. Ma al di là di tutto non ci possiamo permettere che uno strumento venga poi utilizzato unicamente per sostenere dei costi e dire che alla fine ci sono delle valutazioni in termini relativi sulle risposte, sugli esiti, però non hanno poi una valenza legale, quindi hanno una valenza indicativa importante che però non impatta sul provvedimento. Quindi secondo me, proprio per dare modo di che i partiti politici, perché poi lo dico da cittadino, io voglio che i soldi vengano spesi in maniera funzionale, quindi i promotori del sì, i promotori del no rispetto ad un quesito referendario con queste caratteristiche si devono impegnare per andare. Io ho votato, chiaramente ho votato, e non avrei potuto fare diversamente che recarmi nelle urne e votare, però è un atto di, come dire, di partecipazione, di senso civico rispetto a un momento importante della nostra democrazia. Dobbiamo fare in modo che tutti vengano stimolati ad andare al voto, e a maggior ragione, come è stato anche anticipato, occorre che i promotori del sì e i promotori del no siano allo stesso modo motivati per spingere e quindi recarsi alle urne da parte di chi poi si aspettano un riscontro in base alle proprie aspettative. Quindi l'elemento critico secondo me è proprio il quorum, cioè quel quorum del 50%, ora si è verificato nelle votazioni di domenica, ma non è la prima volta, anzi devo dire che sono maggiori, adesso non ho il resoconto immediato, non ricordo, vado a memoria, il resoconto dei risultati precedenti, però è facile che si verifichi un esito referendario che poi viene reso vano dall'affluenza del quorum, e pertanto ritengo che probabilmente una riforma che veda abbassare il quorum, non dico annullarlo completamente perché poi si rischierebbe l'assurdo che votino pochi, però ridurlo ulteriormente e quindi rendere, motivare coloro che vogliono promuovere un sì o un no, spingano le persone a votare, ovviamente anche informandole, perché mi rendo conto, io sono in disaccordo con gli organi di stampa che hanno spinto, io ho votato no, lo dico tranquillamente, però è giusto che le persone sappiano che cosa era in ballo, perché ovviamente parliamo di provvedimenti legislativi che impattano volente o nolente sulla vita di tutti quanti, ed è giusto che le persone abbiano i giusti stimoli e le informazioni per andare a votare. Però se quel quorum resta al 50%, al di là che poi sono gli aspetti amministrativi, poi ne parliamo sicuramente con le altre domande, c'è un momento di disaffezione da parte dei cittadini rispetto a qualunque manifestazione politica del paese, non dei partiti, politica, e quindi capita che un provvedimento importante come quello di domenica scorsa venga disattesa, e questo è un problema che va affrontato. Quando i cittadini non vanno nelle urne a votare, secondo me perdiamo un po' tutti quanti. Grazie. Grazie senatore, e siamo al giro di boa, quindi vorrei coinvolgere Paolo Longoni per un primo bilancio. Allora sì, naturalmente io non entro, non posso e non voglio entrare nel merito, diciamo così, politico del referendum, pur essendo andato a votare per conto mio da cittadino. Voglio però dire che se ormai quasi tutti i referendum, per non dire tutti, non raggiungono il quorum e falliscono per mancato raggiungimento del quorum, vuol dire che il sistema non funziona bene. Voglio dire che, per esempio, i due paesi che mi vengono in mente che utilizzano più spesso la consultazione referendaria, e cioè la Svizzera e gli Stati Uniti, non prevedono quorum costitutivo del referendum. Quindi anche se va a votare un cittadino solo, il referendum passa. Quindi se qualcosa non funziona e l'istituto diventa uno strumento unicamente per disperdere denaro, perché costa fare un referendum, bene, questo istituto deve essere in qualche modo modificato. Eliminare il quorum, non lo so, deciderà la politica, decideranno i parlamentari, ma qualcosa va fatto. E siamo giunti al nostro tweet. Il tweet è una domanda che richiede una risposta telegrafica, favorevoli o contrari?
Cambiamo un attimo argomento. Allora, il magazzino delle cartelle esattoriali è stracolmo di crediti non riscossi. Un contribuente su due non è riuscito a rispettare le scadenze e le proroghe della pace fiscale e poi della rottamazione 1, 2 e 3. E allora ecco il tweet. Voi siete favorevoli o contrari a una rottamazione straordinaria per venire incontro alle esigenze di chi si trova ancora in difficoltà? Allora, partiamo subito dal senatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d'Italia. Eccoci, la risposta è sicuramente sì. Sicuramente sì, perché noi ci rivolgiamo soprattutto al contribuente onesto che però si è trovato nell'impossibilità di poter onorare i propri impegni, cioè ha dichiarato, ecco perché dico che è onesto, ma non ha potuto versare. Magari penso anche a quegli imprenditori che sono da anni creditori della pubblica amministrazione, che quindi non riescono magari a pagare l'IVA, tanto per andare nel concreto, perché la pubblica amministrazione non paga i loro crediti. O magari quegli stessi imprenditori ai quali, nonostante la riforma del codice degli appalti, non è permesso di partecipare a una gara o un appalto perché hanno avuto un ritardo nel versamento dell'IVA, e sono magari quegli stessi imprenditori che sono creditori della pubblica amministrazione. Quindi tante situazioni nelle quali l'imprenditore o il cittadino più in generale onesto, ma impossibilitato dalla situazione economica a poter far fronte ai propri impegni, si è trovato appunto nelle condizioni di avere delle cartelle esattoriali che non ha potuto onorare. Allora, in un momento soprattutto particolare come questo, nel quale la pandemia prima e durante, perché purtroppo non ne siamo ancora completamente usciti, e i problemi legati al geopolitici, alla guerra e a tutti i problemi che ne sono conseguiti, ecco, in una situazione di questo genere, sicuramente ricorrere non, e lo sottolineo, a un condono, perché il condono è altra cosa, ma a una pace fiscale, come la chiamiamo noi di Fratelli d'Italia, cioè recuperare gli istituti deflattivi del contenzioso, quindi sostanzialmente il ravvedimento operoso, l'adesione, la conciliazione giudiziale, e permettere di allungare la rateazione, perché se una parte della rottamazione non ha avuto successo, di quelle rottamazioni precedenti, è dovuto anche al fatto che vi era un periodo troppo corto nel quale onorare gli impegni. Allora il cittadino per forza in un momento così non spesso non ci riusciva. Quindi dobbiamo allungare il periodo di pagamento, togliere le sanzioni e togliere gli interessi, pagare l'imposta. Noi così facendo avremo contemporaneamente due risultati. Intanto porteremo nell'erario dello Stato delle somme che altrimenti non arriveranno mai, e sottolineo mai. E quindi daremo una mano al nostro sistema imprenditoriale, perché quel cittadino che ovviamente riesce ad adempiere i propri impegni porterà avanti con più convinzione e quindi con più risultati la propria azienda e la propria impresa. Quindi sicuramente sì, nell'ottica però di non fare demagogia, di non voler fare neppure dei condoni, ma di voler dire al cittadino onesto ma impossibilitato: guarda che io ti permetto, senza sanzioni e interessi, ma con una più lunga rateazione, di poter rispondere ai tuoi benefici. E da commercialista credo davvero che avremo un ritorno significativo. Grazie senatore. E adesso sentiamo l'onorevole Luigi Casciello. Sono assolutamente d'accordo sulla necessità di riaprire i termini per la realizzazione. Tra l'altro, non so se è stato detto qualche collega prima, quando si è interrotto il collegamento, ma nel decreto aiuti qualche emendamento, purtroppo non tutti, ma almeno quelli per la riapertura della realizzazione fino ai termini. L'ultimo termine è il 30 aprile, ma ora dovrebbe, almeno l'emendamento è stato tra quelli segnalati, commissione per la rateizzazione, i termini al 31 dicembre. Non basta, ho ascoltato in coda l'intervento del collega e sono pienamente d'accordo, credo del senatore De Bertoldi, sono pienamente d'accordo, bisogna abbattere gli interessi, lasciare la possibilità, eliminare le sanzioni e allungare i termini.
Solo in questo modo si raggiunge il doppio obiettivo, cioè rimettere in bonus professionisti, aziende, famiglie e assicurare un'entrata certa, perché fare i duri e puri di fronte ad uno stato di crisi reale come quello attuale, tra l'altro certificato dal fatto che le rottamazioni hanno portato ben poco nelle casse dello Stato, per non parlare delle rateizzazioni, quelle delle scadenze 30 aprile, mi sembra un dato indispensabile, quello di ora non so quando, ma sicuramente in tempi strettissimi, possibilmente entro l'anno, perché non può bastare, e sono andato ben oltre le battute di un tweet, non può bastare riaprire i termini della rateizzazione e portare al 31 dicembre. Grazie onorevole. Andiamo adesso dall'onorevole Jacopo Morrone. Sì, no, cercavo di fare 140 battute, ma è difficile, anche perché non tutti dovrebbero essere 140 battute, se non sbaglio. Però noi siamo sicuramente come Lega favorevoli, in particolare quelle cartelle esattoriali poi di un importo ridotto. Questo volevo significarlo perché che non sembrassimo a favore dell'evasione di altro. La realtà purtroppo è questa, che noi siamo a favore naturalmente della proroga della rottamazione ter, della riammissione ai benefici, soprattutto per quei contribuenti inadempienti, tramite pertanto la fissazione di nuovi termini, e siamo anche a favore, abbiamo fatto emendamenti per la rottamazione quarter. Perché? Perché innanzitutto bisogna tener conto degli anni 2019-2021, dove a causa di quelli che sono gli effetti economici della crisi pandemica, sono tante famiglie, tante imprese che non sono riuscite a onorare quelli che erano appunto i debiti presi, gli impegni presi, ma non è che non l'hanno fatto perché hanno comprato Ferrari o macchine, non l'hanno fatto perché non ci sono riusciti per quello che è la situazione economica e sociale. Quindi riaprire i termini di pagamento delle rate, di quelle che sono le vecchie rottamazioni, sicuramente per chi non può pagare, è un ragionamento di buon senso. E noi come Lega, insieme a Matteo Salvini, abbiamo cercato e stiamo cercando tuttora sempre di spronare il governo ad andare in questa direzione, di modo da tranquillizzare tutte quelle famiglie, tutte quelle imprese che stanno tirando la cinghia per cercare di risollevarsi, per cercare di rialzare la testa. Quindi io penso che una rottamazione quarter possa aiutare sicuramente tante famiglie, tanti italiani a recuperare quella che è la dignità che magari hanno perso, non per colpa loro, perché naturalmente la crisi pandemica e economica era probabilmente non prevedibile, e quindi in questo momento lo Stato deve cercare di aiutarli. Noi siamo per questa direzione. Grazie onorevole. Sentiamo adesso l'opinione del senatore Vincenzo Presutto. Sì, allora il tema del magazzino fiscale dell'Agenzia delle Entrate è un tema ormai atavico, storico, parliamo appunto di più di 1.100 miliardi. Per di più, vi dirò, è stato di recente in audizione il direttore Ruffini dell'Agenzia delle Entrate presso la bicamerale sul federalismo fiscale, anche perché poi si tratta di riscossione che riguardano direttamente e indirettamente anche gli enti locali. E peraltro, ecco, mi ha colpito una frase, io lo dico da commercialista e quindi tecnicamente conosco il tema, Ruffini ha dichiarato che passati i 3 anni i ruoli di solito non vengono riscossi. Quindi, e noi abbiamo invece un magazzino fiscale, l'Agenzia delle Entrate custodisce un magazzino fiscale che ha una latenza temporale addirittura superiore ai 20 anni. I 3 anni sono un riferimento medio europeo. Dati questi valori, la risposta sulla necessità di avere la rottamazione, cioè sull'opportunità, io dico necessità di avere la rottamazione, non dovrebbe, la quarta, non dovrebbe neanche essere messa in discussione. È un atto più che necessario, perché effettivamente, alla luce anche delle difficoltà che si sono verificate negli ultimi anni, oggettivi a carattere internazionale, ora più che mai serve un'ulteriore misura che da un lato aiuta i cittadini onesti che si sono trovati in difficoltà nel onorare degli impegni, ovviamente fiscali, tributari o di altra natura, e dall'altro lato abbiamo lo Stato che ha la necessità di recuperare risorse. Quindi, come vedo anche dai precedenti interventi, vi è la maggioranza assoluta in merito a un prevalente sì per la rottamazione. Però vi è anche la preoccupazione oggettiva dichiarata dalla stessa Agenzia delle Entrate che quelle somme praticamente non verranno quasi mai, non verranno più riscosse, perché vanno oltre quel limite temporale oltre il quale appunto non si può ricavare un ruolo. Grazie a voi. Grazie, grazie senatore. E sentiamo adesso Antonio Moltelo.
Sì, Anna Maria, io da commercialista non posso essere che d'accordo in un'eventuale rottamazione quater e di una riemissione in bonus di chi non ha potuto rispettare le scadenze delle vecchie rottamazioni. Sicuramente non sono d'accordo per un condono che in quel caso andrebbe a come dire, favorire a chi ha evaso e quindi chi non ha dichiarato il dovuto. Quindi io sono d'accordo in un'eventuale rottamazione quater. Grazie, e sentiamo adesso Paolo Longoni. Allora, i numeri in parte li ha dati il senatore Presutto. I crediti contenuti nelle cartelle esattoriali non pagate sono quasi un 1.100 miliardi di euro. Un numero impressionante. Ci sono 140 milioni di cartelle esattoriali nel magazzino dell'Agenzia della Riscossione e quindi siamo anche qui di fronte a un numero impressionante. Ce ne sono quasi 3 per ogni italiano di cartelle non pagate. L'ultimo numero, l'ultima questione che va tirata in ballo è: da professionista, la cartella esattoriale più antica che stiamo ancora trattando risale al 1975, 47 anni fa. Quella cartella non è stata ancora pagata e riguarda la vecchia imposta di ricchezza mobile e imposta di famiglia. Quindi è del tutto ovvio che non si può non essere d'accordo a un provvedimento che sia non un colpo di spugna, ma uno strumento che favorisca, incentivi la regolarizzazione di chi può e deve pagare. Grazie a Paolo Longoni. Il nostro tweet oggi ha preso un po' più di tempo, ma questo è un argomento che sta molto a cuore sicuramente a tanti ascoltatori. Andiamo avanti con il secondo giro di domande. Io chiedo nuovamente la collaborazione di Antonio Moltelo per porre stavolta una domanda al senatore Vincenzo Presutto. Sì, grazie Anna Maria. Allora, senatore Presutto, io mi riferisco, diciamo, la domanda è riferita a delle affermazioni che qualche giorno fa le ha fatto per quanto riguarda la crisi partitica. Molti analisti di politica italiana affermano che il Parlamento ha perso i suoi perni. Personalmente io non credo che siano i partiti a mancare, ma anzi forse una classe dirigente capace, lungimirante e soprattutto con qualche ideologia che la sostenga. La domanda è questa: i partiti effettivamente sono rimasti orfani di ideali? Sì, grazie per la domanda. Assolutamente sì, l'ho confermato, lo riconfermo e lo riconfermerò nei prossimi tempi, perché questo è l'argomento più importante per le sorti del paese futuro, anche alla luce di quello che sta accadendo. Quindi mi riferisco in modo particolare non tanto alla pandemia che ha già generato i propri danni, però una soluzione con il PNRR la stavamo appunto valutando, la stiamo attuando. Ma la crisi geopolitica mondiale, quella che io dico trova un momento di sintesi crudele nella guerra Russia-Ucraina, è un fenomeno molto ampio che va ben oltre la drammaticità della guerra. In pratica abbiamo due blocchi, il blocco asiatico e il blocco occidentale, in modo particolare l'Europa, impegnati in un accaparramento di risorse energetiche e di materie prime. Il rischio della carestia che viene annunciato non è una battuta, una butada, cioè se il grano dall'Ucraina, da Odessa non parte e non arriva nei paesi africani dove hanno bisogno di quel grano per la pasta e per appunto il pane, avremo un problema serissimo che toccherà 250 milioni di abitanti di quel territorio, con tutti i fenomeni migratori incontrollati che potrebbero poi derivarne, quindi crisi umanitaria nella crisi umanitaria. Tutto questo però sta evidenziando che l'Italia, in modo particolare da tempo, ha più problemi internamente ai singoli partiti politici. Quindi in pratica io lo dico da osservatore, partendo dal Movimento 5 Stelle, io e questa cosa l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata con mano già durante la votazione del Presidente, quando abbiamo rinnovato la figura del Presidente, in questo caso quindi rivotando Mattarella, e lì è apparsa proprio evidente la crisi del leaderismo, cioè i parlamentari
si sono dimostrati più saggi, più equilibrati, ma senza neanche i colori politici. In pratica, i colleghi che adesso incontro, anche alcuni siamo in Senato, quindi ci conosciamo, ma anche altri, non c'è conflittualità come quella che appare televisivamente a livello leaderistico, perché vi è un'esigenza anche di campagna elettorale. Ora il punto è questo. Allora, o si va a rivedere attraverso un'autocritica interna il ruolo dei partiti, in maniera soprattutto forte, concentrata su dei valori che devono vedere una riproposizione, non dico governativa perché è il governo di, come dire, di responsabilità che abbiamo messo su per portare avanti il PNRR, ora più che mai si deve riproporre anche per fare partire una costituenda, perché qua, con qualche collega più esperto di me, io sono al primo incarico, già si sta parlando delle criticità della 19ª legislatura, cioè nel senso che la 18ª è stata critica, ma già si dice la 19ª sarà ancora peggio, perché avremo in questo momento l'inflazione in aumento. Quindi avremo il rischio di recessione, avremo una situazione geopolitica mondiale che ho raccontato prima e abbiamo la necessità di rivedere probabilmente il funzionamento delle istituzioni statali. Ora, all'interno di questo quadro politico abbastanza critico e molto preoccupante, le figure leaderistiche, le cosiddette prime donne, francamente, lo dico da cittadino, le facciamo volentieri a meno. Quindi oggi i cittadini hanno bisogno di soluzioni concrete e non di comunicazione. Le soluzioni concrete potranno essere date dai partiti politici, sempre più forti, e soprattutto anche in maniera trasversale nell'affrontare argomenti che sono di interesse generale e collettivo, perché altrimenti il rischio che l'Italia può correre in un momento di riassestamento mondiale è molto molto grave. La responsabilità politica, io francamente lo dico, me ne assumo la responsabilità, l'attribuisco soprattutto ai leader politici, nessuno escluso. Grazie. Grazie senatore. E allora dal Movimento 5 Stelle andiamo da Forza Italia. Onorevole Cascello, guardando i risultati delle elezioni amministrative si è registrato ancora un calo nell'affluenza. Secondo lei, qual è il motivo di questa crisi dei partiti e dei movimenti politici? Ma in parte il problema si lega anche a quanto diceva il senatore Presutto. In parte condivido il suo giudizio sulla necessità che i partiti ritrovino una logica anche di realtà, anche di appartenenza. A livello locale, rubo un minuto in più cercando di essere sintetico, anche a livello locale, guardate, quando i partiti non fanno per intero la propria parte, è inevitabile che prevalga il cosiddetto civismo, che non è detto che sia sempre un aspetto positivo della politica, perché i partiti hanno una funzione di selezione di classe dirigente, hanno una funzione anche, dovrebbero avere anche una funzione di selezione di classe amministrativa, di gente chiamata per amministrare il proprio territorio. Questa rincorsa all'antipolitica ha portato ad un indebolimento dei partiti. Devo dire che non andrà meglio, riprendendo a ragione il senatore Presutto, ma non andrà meglio anche per la riduzione dei parlamentari, con una cui riduzione, devo dire, hanno un po' responsabile anche gli amici della Lega quando stavano in maggioranza con i 5 Stelle, e poi il PD quando è passata alla terza votazione con la maggioranza con il secondo governo Conte. Ma voglio, al di là di questo, perché è un problema anche la riduzione dei parlamentari, che ci saranno territori non solo assolutamente non rappresentati, ma che a meno di una riforma elettorale per la quale dubito molto anche per i tempi, con questo sistema elettorale sarà inevitabile che i leader di partito abbiano diritto di vita e di morte politica anche quindi nella scelta assoluta di chi candidare in posti utili per entrare in Parlamento, visto che alla Camera ci sarà una si passerà da 630 a 400 deputati e al Senato da 315 a 200. Questa secondo me va anche detta con grande pizza. Va detto con grande semplicità, la disaffezione della gente dalla politica e anche per l'incapacità di interpretare i veri problemi, però è anche per la incapacità dei partiti di
di invitare a scendere in campo classe dirigente adeguata, questo soprattutto anche nelle realtà locali. E il futuro lo vedo non facile, a meno che non si metta mano ad una riforma della legge elettorale. Grazie onorevole. Ma voltiamo pagina. Allora, senatore De Bertoldi, stiamo registrando nuovamente un blocco delle cessioni dei crediti per i bonus edilizi. I commercialisti recentemente hanno lanciato un appello a governo e Parlamento per evitare un clamoroso boomerang economico. Lei cosa ne pensa? Allora, mi sia permesso un inciso di 30 secondi sulle considerazioni svolte dai colleghi. E mi permetto solamente di dire che forse i cittadini si demotivano e non credono più nella politica quando di fatto hanno visto forze politiche che hanno governato con chiunque. Cioè io posso capire che insista un'emergenza di 3 mesi, di 6 mesi, nelle quali magari tutti assieme si fanno 3 cose per andare poi al voto. Ma quando per praticamente 5 anni ormai, perché andremo a termine legislatura, di fatto non si è mai avuto un governo politico e non si è voluti andare alle urne per provocarne uno, ecco, io ritengo che questo sia un pessimo esempio che la politica può dare ai cittadini per invogliarli a votare, perché ovviamente dicono tanto non contiamo niente, noi votiamo per una parte politica, il centrodestra o il centrosinistra, e poi si mescolano tutti assieme. Un brutto esempio che demotiva gli elettori. Mi taccio su questo argomento e fiero naturalmente di non aver governato con nessuno che non fosse ovviamente della parte della coalizione che ci ha espresso. Venendo al merito del problema, un altro elemento veramente difficile che stiamo affrontando, perché vede, il tema della cessione dei crediti sta paralizzando gran parte dell'economia del paese. Abbiamo cittadini disperati perché hanno le case bloccate, i lavori in corso che si sono interrotti, imprese che ovviamente hanno interrotto i lavori perché non hanno più denaro, non possono più pagare i fornitori e i dipendenti, per colpa di chi? Per colpa del governo. Vede, una misura che è stata sicuramente positiva per la crescita dell'economia, lo dimostrano i dati del 2021, che però ha dei difetti all'origine, voglio dire. Il primo difetto è quello di aver avuto una tempistica ridotta. Quando si è partiti su una misura così, diciamo, importante, bisognava capire che avrebbe generato una immediata saturazione del mercato e un'immediata crescita dei prezzi. Bisognava quindi dargli un'ottica almeno di 5 anni, perché non ci sia la corsa al lavoro, all'accaparramento dell'impresa. Questo non è avvenuto e di conseguenza ci siamo trovati anche con un'improvvisa impennata dei prezzi che ha ovviamente creato i problemi conseguenti. Una misura anche troppo diversificata, perché pensiamo che si va dal 110%, percentuale forse probabilmente eccessiva, fino alle misure al 90, al 60, eccetera, eccetera. Allora, avessero previsto probabilmente una misura unica, magari meno alta nella percentuale, in modo da responsabilizzare anche il cittadino sui lavori che venivano fatti, sicuramente avremmo avuto minori problemi. L'altro aspetto che ha penalizzato la misura e che oggi sta creando i grattacapi agli italiani è il tema delle coperture, perché il governo Draghi non crede in questa misura, lo ha dimostrato e lo ha detto espressamente. E cosa ha fatto? Ha detto che questa misura deve essere coperta integralmente. Ebbene, noi abbiamo chiesto più volte, noi di Fratelli d'Italia, e addirittura il Ragioniere Generale dello Stato ci aveva dato anche un'opinione favorevole, che venissero considerate le retroazioni fiscali. Perché oggi, parliamoci chiaro, perché non il governo sta mettendo le barriere su questa misura? Perché hanno esaurito i 33 miliardi di copertura che avevano dato. Quando noi sappiamo benissimo che quella misura non aveva bisogno di 33 miliardi, perché le retroazioni fiscali, cioè il beneficio economico di ritorno a conseguenza del successo dell'iniziativa, avrebbero permesso quasi da sole di coprire la misura. E invece no,
perché probabilmente questo governo, che sappiamo non è espressione dei cittadini italiani, ma è probabilmente etero diretto da Bruxelles, questo governo si è fatto comandare e imporre la copertura piena. Ed oggi, quindi, abbiamo il blocco di tutto. Il blocco che lo si dimostra con il fatto che, oltre a una tempistica ridotta, vi sono state 14 variazioni in corso d'opera. L'architetto, il commercialista, il cittadino, l'impresa non capiscono quasi più nulla. Le banche, le assicurazioni hanno la pancia piena di crediti e non viene permesso loro di cederli. Con quale scusa che vi sarebbero le frodi? Bene, allora andiamo a vedere come stanno le cose, e i numeri ci dicono che nell'ambito della misura più importante, cioè quella che ha creato i numeri, quella che ha saturato le coperture, per tornare a quello che dicevo prima, cioè il 110%, in quella misura le frodi sono praticamente inesistenti, sono nell'ordine dell'1-2%, quindi connaturate a qualunque realtà. Perché? Perché nel 110% ci sono i visti di conformità dei professionisti e quindi le frodi non ci sono. E nonostante ciò si impedisce alle banche di cedere i crediti. Poi cosa dice il governo nel decreto aiuti? Ah, diamo un'apertura, permettiamo una cessione ai privati. Però cosa mette? Mette un ulteriore paletto, solamente per i crediti che sorgono da maggio in avanti. Ma il problema non è da maggio in avanti, il problema è sul fatto che le banche e le assicurazioni hanno la pancia piena, quindi il cassetto fiscale esaurito, per i crediti precedenti il mese di maggio. È un po', permettetemi la metafora, come una persona che sta male, che ha la pancia piena, e il medico gli dice: guarda che la prossima volta che mangerai ti darò un digestivo. È evidente che è una presa in giro. Sarebbe in quel caso la presa in giro del medico verso il paziente. Bene, la trasliamo ed è la presa in giro del governo Draghi e di chi lo sostiene, mi sia permesso di dire, nei confronti di imprese e cittadini. Quindi è inutile dire vogliamo il 110% e dopo però permettere al governo, che si sostiene, ribadisco che si sostiene e noi non lo sosteniamo, di fare queste misure che di fatto stanno paralizzando un sistema. Se non viene preso immediatamente un rimedio, e noi lo abbiamo suggerito come fare, ribadisco, cessioni libere laddove insistono i visti di conformità. Ci sono tutte le ragioni per farlo, c'è la necessità di farlo ieri, non domani, perché ribadisco, le aziende sono allo stremo, e però il governo dei migliori, mi sia permesso di dire un governo che dovrebbe andare a casa domani mattina, continua e persiste, ignorando persino le forze politiche della sua maggioranza. Questo è un vero problema. Io chiudo ricordando che sono stato promotore, insieme ai colleghi della Commissione Finanze del Senato, di una lettera che è stata approvata da tutta la Commissione e porta ovviamente la firma rappresentativa del Presidente della Commissione Finanze D'Alfonso, nella quale si chiede espressamente al Governo di liberalizzare le cessioni nell'ottica che ho detto. Vedremo se ci sarà una risposta. Purtroppo temo che sarà un'altra presa in giro. Grazie senatore. E su questo argomento della cessione dei crediti per i bonus edilizi sentiamo anche il parere della Lega. Onorevole Jacopo Morrone. Sì, grazie. Innanzitutto vorrei un attimo replicare e introdurmi nel discorso che c'è stato fino adesso, meno iniziale, quello riguardante l'appoggio di questo governo. Non era naturalmente questo un governo di emergenza, lo abbiamo sempre dichiarato, e quindi ci siamo messi la mano sul cuore, abbiamo ascoltato quello che è il Presidente della Repubblica, abbiamo affrontato un periodo difficile, un periodo dove abbiamo visto le bare transitare da una città all'altra, dove eravamo chiusi in casa, dove probabilmente andare al voto non era la prima priorità, quando a fatica non si sapeva come fare a recuperare posti letto per i malati di Covid. Quindi ecco, probabilmente adesso per fortuna sono i primi giorni senza mascherina e quindi ci siamo così dimenticati un po' quello che è stato e quello che abbiamo passato, quello che abbiamo trascorso, e anche se sono convinto che i più giovani, soprattutto i bambini, avranno comunque delle conseguenze anche in seguito. Però speriamo di esserci lasciati alle spalle questo brutto momento. In quel brutto momento una forza come la Lega, che conta di numerosi amministratori, presidenti di regione, un leader responsabile come Matteo Salvini, si è messo la mano sul cuore, non ha fatto un calcolo elettorale, perché probabilmente ha ragione il senatore De Bertoldi, il calcolo elettorale spicciolo conveniva stare in opposizione e urlare,
molto più semplice in alcuni casi, e non facendo questo calcolo elettorale ci si è messo la mano sul cuore e siamo entrati al governo. Siamo entrati al governo con, come forza, con 130 parlamentari circa alla Camera, dovendoci confrontare con forze politiche come il Movimento 5 Stelle, che ne ha circa quasi il doppio rispetto a noi, o come il Partito Democratico, che più o meno ne ha come noi. Quindi è ovvio che in quel momento, in questo momento, la forza Lega al governo ha un valore naturalmente, ma è comunque risicato rispetto a quello che è l'intero Parlamento. Quindi le battaglie che stiamo cercando di fare ogni giorno con i nostri ministri, con il nostro segretario, al governo, alle segreterie di partito, per cercare di portare avanti una certa politica, e guarda, lo dico con un pelo di rammarico, perché probabilmente se anche Fratelli d'Italia, come tutti gli altri partiti, hanno fatto questa scelta di entrare al governo in un momento così difficile, quindi non è che abbiamo corso alle elezioni tutti quanti insieme, abbiamo deciso di fare un governo quando era un momento di difficoltà per l'Italia, per il paese, un momento di unità. Se anche Fratelli d'Italia si è partecipato a quello che è il governo, probabilmente era un'altra forza, un altro peso all'interno di quel stesso governo. Però ormai non è stato fatto, e quindi abbiamo dovuto svolgere da soli questo lavoro impegnativo, quello di cercare di rappresentare un'alternativa alla sinistra, la voce del centrodestra all'interno di questo governo. E probabilmente su tante cose De Bertoldi ha comunque ragione, quindi non è che posso dire che non ha tutti i torti. Tuttavia, in quel momento lì, questa è stata la scelta fatta, ma per senso di responsabilità, e la faremo tuttora. Quindi, anche perché quando si fa politica, secondo me bisogna guardare quelli che sono determinati principi ideali, e se si ha una forza che si vuole poi candidare a governare il paese, lo si fa sia nei momenti felici che nei momenti più difficili. Quindi a volte è il momento di non urlare, di non sbraitare, ma è il momento di mettersi attorno a un tavolo e cercare delle soluzioni per il paese. Io ricordo che in quei momenti il contributo dato agli esercenti, ai commercianti, alle partite IVA era vitale per la sopravvivenza, e quando votavamo quelli che erano gli scostamenti di bilancio, che venivano votati da tutti non perché ci fosse un accordo, la vecchia politica, semplicemente per far sì che diventassero immediatamente attuativi e si arrivasse con quei pochi spiccioli insufficienti rispetto a quello che era l'emergenza a casa degli italiani, per poter sfamare le bocche, per poter dare un sospiro di sollievo a delle famiglie. Quindi lo abbiamo fatto col cuore, lo faremo nuovamente. Per tornare al 110%, naturalmente noi siamo per lo sblocco immediato di quelli che sono i crediti per il bonus del 110%, abbiamo emendamenti sul tema del decreto aiuti per risolvere queste criticità, e ci daremo da fare al governo perché ascolti quelle che sono le nostre proposte per sbloccare quelli che sono i meccanismi di cessione del credito e allungare quelli che sono i crediti sostanzialmente bloccati. Abbiamo chiesto, se non sbaglio, anche l'emendamento, se non sbaglio perché è un emendamento fatto direttamente dai commissari della commissione aderente a questo tema, abbiamo chiesto anche di riaprire i termini fino al 15 di ottobre 2022, ciò per non perdere il 2021. Ecco, il termine 2022 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Quindi è quanto ci chiedono i commercialisti, è quanto ci chiedono le famiglie, è quanti ci chiedono le persone che hanno investito in quel 110% usufruendo di questo bonus. Io mi auguro, in primis personale, ma come partito, come Lega, ci auguriamo che possa in breve tempo risolversi questo annoso problema, perché naturalmente ce lo evidenziano i cittadini che hanno fatto questi investimenti. E nell'emendamento naturalmente sono previste più cose, abbiamo esteso anche l'emendamento, comunque questa misura, agli alloggi popolari, e la facoltà di cedere il credito anche a società partecipate. Quindi abbiamo cercato di allargare quelle che sono le possibilità. Noi ci auguriamo e lavoreremo al governo perché questo emendamento possa dare una soluzione a chi in questo momento si trova, passatemi il termine, incagliato in questo problema burocratico, perché a tutti gli effetti è un problema serio. Poi su quanto è la percentuale, il 16%, il 90%, l'80%, non è sicuramente mia materia, o ci sono tecnici che hanno stabilito quelle che sono queste proporzioni. Certo, una spinta importante all'economia è stata data, e mi auguro che questa misura possa continuare, perché io faccio politica sul territorio, mi accorgo che ci sono persone e famiglie che inizialmente dubitavano di questa misura, però oggi vorrebbero deve usufruire per dare un contributo a quello che è l'economia, a quello che è anche la propria situazione, la propria abitazione residenziale o altro. Quindi mi auguro che si possa percorrere questa strada trovando i fondi necessari per poter risolvere anche questo tipo di problema. Quindi questo è un po' quanto. Grazie.
La ringrazio, onorevole. E siamo alle battute finali di questo 50° forum e affido l'analisi a Paolo Longoni. Oggi nessuna analisi, siamo andati molto molto lunghi con i tempi e quindi mi limito a ringraziare gli ospiti che sono stati con noi oggi per il livello della discussione e per gli argomenti che sono stati trattati in maniera diffusa e in qualche caso anche elevata. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci ascoltano ormai da 50 settimane e ci vediamo la settimana prossima. E allora grazie a Paolo Longoni e approfitto anche io per ringraziare nuovamente i parlamentari che hanno aderito all'invito del Presidente della Cassa dei Ragionieri e degli Esperti Contabili Luigi Pagliuca e oggi hanno partecipato con noi al 50° Forum CNPR dal titolo Seggi deserti, è arrivato il caldo oppure il referendum abrogativo è un istituto che va riformato? E quindi grazie all'onorevole Luigi Casciello di Forza Italia, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Grazie a voi anche per questa opportunità, ci rincontreremo solamente anche però per dire al senatore De Bertoldi che questa è la stagione della responsabilità e per esempio io sono anche consigliere del Ministro del Sud, già il fatto che abbiamo portato i fondi al Sud oltre la spesa storica al 40% è valsa la pena di sostenere questo governo. Grazie al senatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d'Italia, segretario della Commissione Finanze del Senato della Repubblica. Grazie a voi e buonasera a tutti. E grazie all'onorevole Jacopo Morrone della Lega, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Grazie a voi delle segnalazioni e anche del servizio di informazioni in un momento magari così di confusione dove si cerca di fare chiarezza. Grazie per quello che fate. E grazie al senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle, capogruppo del Movimento in Commissione Bilancio al Senato della Repubblica. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e ai colleghi, anche commercialisti che ci hanno accompagnati in questa piacevolissima trasmissione. Grazie a Antonio Moltelo, commercialista e revisore dell'Ordine di Nola. Buonasera a tutti, alla prossima. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere d'amministrazione della CNPR e giornalista. Grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima. A tutti voi che anche oggi ci avete dedicato la vostra attenzione va il mio personale ringraziamento, un cordiale saluto e arrivederci al prossimo appuntamento.